Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi, come avrete letto dal titolo, Mega Haul di Shein, ma questa volta il brand mi ha sfidato, quindi sarà un video un po' diverso dal solito, e mi ha sfidato a creare degli outfit perfetti per un festival musicale. L'idea mi è piaciuta un sacco anche perché dalle nostre parti c'è il Nameless e quindi potrebbe essere anche un'idea carina, uno spunto per chi di voi magari andrà a questo evento, e quindi direi di cominciare subitissimo. Partiamo dal primo accessorio che io in realtà avevo già aperto, perché volevo sbirciarlo. E una cosa che mi è piaciuta molto è che per tenere il cappello in forma hanno utilizzato questo coperchio in plastica, quindi la forma del cappello non si è rovinata. E questo è il cappello indossato al contrario, brava Carlotta, ok, questo. Questo è il cappello indossato, molto Texas, perché vabbè mi sono ispirata anche un po', adesso mi sfugge il nome, al Coachella, quindi genere di festival molto carino e spartano. Infatti ho ordinato anche una marea di bandane, che secondo me ci stanno sempre bene, danno un po' di colore. Adesso apriamo tutto, poi vi faccio vedere gli outfit indossati. Qui abbiamo un pacco di bandane, io ce l'avevo solo nera, qua dentro c'è rossa, rosa, blu, verde, azzurra, un'altra rossa, di un rosso un po' diverso, arancio, blu, viola, un'altra un po', questa è molto carina raga, molto bellina, e grigia. Quindi adesso avrò bandane tipo da qui all'eternità. Allora, cercherò di andare con ordine, quindi creiamo il primo outfit, ve lo faccio vedere indossato e poi andiamo a fare il secondo. Con questo cappello, se non sbaglio, avevo pensato a questo vestitino, che, raga, io ho già l'ansia della mia pancia, ma sto cercando di superare questa fobia, e quindi ho preso questo vestito, tra l'altro, raga, è morbidissimo. Allora, l'abito è lui, quindi ha il girocollo smanicato, è veramente lungo, 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 lungo. Ho preso una taglia L perché speravo di non averlo troppo aderente. Come scarpe pensavo di abbinarci loro, che sono molto, molto extra. Ok, allora qui abbiamo un paio di anfibi veramente extra. Quindi hanno il suolone, io ho preso taglia 40, quindi spero mi stiano giusti, super alti, adoro il fatto che abbiano la cerniera così non devo ogni volta allacciarli e slacciarli, e speriamo che siano giusti perché vi giuro mi ispirano tantissimo. Quindi abbiamo cappello, vestito, scarpa, manca la borsa. Come borsa penso di aver pensato a lei, dopo vediamo anche l'altra, ma penso che sia giusta questa. Quindi quasi un po' da spiaggia, in paglia, molto carina secondo me. Così, vedo l'ora di provare tutte insieme. Molto carino, tra l'altro ha i laccetti, quindi se mettete dentro le cose non rischiate neanche che uno possa infilare la mano per rubarvele. Molto bella lei, cioè anche per quest'estate è fatta davvero bene. Non avevo corse in paglia, mi mancavano. Super, super, super. Andiamo a provare l'outfit. Allora, ignorate un po' il disagio circostante, comunque questo è l'outfit, tiriamo di mezzo questo, secondo me ho sbagliato le scarpe, quindi quelle che vi farò vedere dopo per il secondo outfit andavano con questo, quindi dopo vi rifaccio un'altra clip con quelle lì per capire un po' la differenza. Tutto sommato comunque non mi dispiace per niente, tra l'altro se il vestito fosse stato corto così ci stavano da Dio. L'abito, come vi dicevo, taglia L, ma mi sa che avrei scelto una taglia M perché qui fa leggermente difetto, però è super morbido, tra l'altro questa colorazione, questa texture, non mi viene il nome oggi, non è un partner, non è una texture, vabbè, allora, questa lavorazione della colorazione, sbagliatissimo, ma va bene lo stesso, secondo me camuffa un pochettino la pancetta, le forme che proprio non ci piacciono del tutto, nonostante l'abito sia aderente. Ho aggiunto una bandana alla borsa per riprendere un pochettino il mood, comunque scarpettina bene. Il cappello è molto carino e secondo me l'outfit non è per niente male, ma voglio sapere anche cosa ne pensate voi. Secondo outfit, allora partiamo dal vestito, che però qua mi sembra che non sia un vestito,
Allora, qui abbiamo, esatto, dei jeans corti, quindi degli shorts neri. Tra l'altro mi servivano perché i miei mi stanno tutti piccoli. Io non so se sono io che ingrasso ogni anno o se ogni volta si restringono. Secondo me un po' entrambe. Li ho presi in taglia L, vediamo se mi vanno bene. Perché secondo me lavandoli tanto, perché gli shorts ogni volta che esco poi finisce che li lavo, perché fa caldo e si suda, e quindi secondo me un po' si restringono anche. E sopra ho pensato di metterci un bel corpetto, questo è un corpetto rosa, non dovrebbe avere cerniere né niente, infatti ha là il davanti come il reggiseno, mentre dietro ha tutti gli incroci, quindi è in realtà super regolabile, a meno che non vi stia largo, se vi sta stretto potete allargarlo molto semplicemente. E io qui ho preso una taglia M, quindi incrociamo le dita, ma penso di sì che non ci siano problemi. Come borsa ho scelto lei, che in teoria è più o meno sulle vibe dell'altra, se non ricordo male, perché questo pacco è arrivato mentre io ero in vacanza, quindi poverino è rimasto lì ad aspettarmi. Esatto, e qui abbiamo una borsettina un po' diversa rispetto all'altra, quindi ha i manici neri per richiamare un po' lo shorts, l'interno ha le taschine, qui si chiude invece con la calamita e anche il sotto è sempre nero in finta pelle, così che non si sporca appoggiandola. E poi abbiamo le ciabattine, queste le ho sbirciate insieme al cappello perché ero curiosa, io spero mi siano giuste, e sono loro, super sbrilluccicose. Allora, a ripensarci adesso, effettivamente a un festival mi sa che si sporcano tutti i piedi, però vabbè, cioè facciamo le foto e poi ci mettiamo le sneakers. Quindi andiamo a provare anche il secondo outfit. Allora, ecco l'outfit con la ciabattina, secondo me ho cannato in pieno, cioè non mi piace come ci sta. Secondo me, non lo so cosa stavo pensando, ma non mi fanno impazzire. Cioè, allora, le ciabattine le trovo molto carine, molto belline, anche comode, ma non mi piacciono per niente con il look. Cioè, secondo me un texano, un anfibio basso ci stanno molto molto meglio, o una scarpa, un sandalo borchiato, quindi un po' più... Però ovviamente aspetto sempre anche il vostro parere. Vabbè, ho cannato, raga, ogni tanto sperimentando si può anche sbagliare. Come vi dicevo prima, secondo me queste scarpe andavano con quest'outfit e devo dire che mi piace molto. Forse cambierei la borsa, perché suona un pochettino, non so, quel giorno mi sa che ero in fissa con le borse di paglia, ma forse una roba un po' più a marsupio, un po' più extra ci sarebbe meglio. Comunque, il corsetto, cioè quanto è meraviglioso, bellissimo, cioè è fatto veramente da Dio, mi piace molto. Bello rigido, proprio bello. Il jeans corto, lo shorts è della mia taglia perfetta, è una taglia L, devo dire che anche lui mi piace. Copre bene il sedere rimanendo corto, io odio quelli che finiscono qua e tutta la chiappa di fuori perché passo tutto il tempo così. Invece qui la lunghezza secondo me è perfetta. Ho aggiunto una bandana legata sulla gamba, non so quanti di voi siano del 96, comunque era una roba che quando eravamo adolescenti noi andava tantissimo di moda, adesso non penso, però vabbè, a me piace lo stesso. Ho fatto un sacco di foto nella vita con questa bandana un po' così e l'anfibio spesso ci sta proprio bene rispetto al sandaletto. A me piace molto, voi cosa ne pensate? E niente, questo era tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio qua il mio codice sconto che attivo su tutto Shein, quindi potete prendere quello che vi pare, senza spesa minima. Io devo dire che sono molto soddisfatta, cioè questo è meraviglioso, anche lo shorts mi sta molto bene, gli anfibi alti mi piacciono da morire. La prima borsa di paglia, che dov'è finita qua? Cioè, questa secondo me è meravigliosa, quest'estate la sfrutterò tantissimo, anche le bandane. E niente, sono proprio contenta, ecco, ve lo
male, guarda, era un po' che non avevo un haul in cui ero davvero contenta così, ne abbiamo fatti tanti per la casa e pochi per i vestiti. E l'ultimo in cui ho ordinato un vestito non mi era piaciuto molto, quindi sono molto molto contenta di questo haul. Fatemi sapere cosa piace a voi, se vi piacciono gli outfit, se li detestate, cioè dite quello che volete con educazione. E io vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati fino a qui e se ancora non siete iscritti, iscrivetevi subito al canale che senza nessun costo è una cosa completamente gratuita, ma a me aiuta veramente tanto a crescere. E niente, vi saluto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!